Io fulminante, è andato a raccontare tutto al marito. E poi, vieni qua, continua. Vi ho chiamato immediatamente perché quello si rovina per tutta la vita. Bisogna provvedere, fare qualcosa. Cosa si calma, può fare? Ragazzi, calma, un momento. Calma una sera. Conoscete il marito, no? Sapete che bestia è. E allora lasciamo fare a lui, calma e sangue freddo. Gli leverà la pelle e ne farà un paralume. Stavamo facendo un grossolano errore di calcolo e di valutazione. Insomma, se invece che in un dramma fossimo in una commedia sofisticata, a questo punto il protagonista direbbe all'antagonista: professore, son venuto a chiederle la mano di sua moglie. Ha finito? Sì. Anzi no, aggiungo che, guardi, lei di fronte a sé è un uomo disposto a tutto, eh? Anche a prendersi la bestia? Prego. Quell'affare lì è il cane di Donatella. Gli è molto affezionata. Si chiama Birillo. Ma certo che vi prendo Birillo. Guardi che mangia 1 chilo di macinato al giorno, 1,5 di riso, e tutte le mattine bisogna portarla a urinare alle 5, se non in onda la casa. Ma cosa vuole che me ne importi di questi dettagli? Parliamo di cose serie, invece, importanti. Parliamo delle bambine. Parliamone. Visto che lei si dimostra così comprensivo e civile, io faccio appello alla sua umanità perché consenta a Donatella di continuare a vedere le sue creature regolarmente. Almeno una volta ogni 15 giorni. No, eh? Ecco il ricatto, eh? E ti pareva? No, guardi che c'è un equivoco. Io dicevo no, perché sono io che verrò a visitare le creature a casa sua. Forse ogni 15 giorni, non so se potrò, ma insomma ci metteremo d'accordo. Ma allora lei? Per forza. Vede, architetto, è tutta una catena di affetti che né io né lei possiamo spezzare. Lei ama mia moglie. Mia moglie è affezionatissima a Birillo. Birillo adora le bambine. Le bambine sono attaccatissime alla governante. La governante? Tedesca, 2 anni di contratto, severissima, in uniforme. Insomma, chi si prende Donatella deve per forza prendersi tutto il blocco. Capimmo d'averlo proprio perduto e non cercammo più di rivederlo. Preferivamo ricordarcelo da vivo. Così ne avemmo soltanto notizie di terza e quarta mano, saltuarie.